Amici di Rosso Parma, siamo con Cristina Quintavalla, candidata a lista di appoggio a Tsipras. Allora, partiamo dalle buone notizie, dalle good news. C'è stata un po' di preoccupazione che riguardava la raccolta dei firme. A Parma invece andiamo alla grande. Molto bene, sì. Abbiamo superato le 1800 firme a Parma, tra l'altro in un tempo anche record. Ma devo dare anche una bellissima notizia straordinaria a livello nazionale. Abbiamo superato le 150.000 firme. Allora. E siamo soltanto al primo di aprile. Rimane ancora da raccogliere un numero sufficiente di firme nelle due isole, però ci stiamo mobilitando, stiamo aspettando l'arrivo tra l'altro di Tsipras proprio stesso a Palermo nei prossimi giorni. Non è un pesce, vero? No, non è un pesce d'aprile, è la realtà. Benissimo. Così. Senti, stasera alla Corale Verdi si parla di scuola. Si parla di scuola, un tema importante, il diritto d'istruzione in un'Europa che tende a privatizzare tutto, a tagliare i servizi. Sì, dedichiamo il tema della, questa serata al tema della scuola e dell'istruzione, perché l'Unione Europea su questo problema ha una, come dire, un comportamento ambivalente. Da un lato sembra difendere, tutelare lo sviluppo della persona, la formazione della cittadinanza, la lotta contro l'esclusione, ma dall'altro insiste molto su una nozione di sapere, di conoscenze, di cultura, che è in fondo finalizzato al capitalismo cognitivo e comunque ad una concezione di cultura che serve al mercato globale e soprattutto è finalizzata a formare degli individui flessibili, capaci di adattarsi alle trasformazioni appunto nel lavoro, che quindi tutta la vita sia un'informazione permanente per essere appunto duttili ai cambiamenti del capitalismo globale. Questo è il senso del discorso che volevamo fare. E naturalmente qui dentro, sul tema della scuola, si gioca anche in fondo la formazione di una, come dire, di una di giovani che sono in qualche modo formati dentro una scuola che oggi sempre di più viene penetrata dal mercato, da dinamiche di mercato. È una scuola cioè che in parte rischia di essere privatizzata, in parte rischia di adeguarsi alle logiche del mercato, quindi la redditività, la produttività, la meritocrazia, e questa impostazione legata al mercato in qualche modo passa tra i giovani, forma dei giovani che oggi sono molto protesi ad essere competitivi, dei giovani tra l'altro in cui questa loro competitività la agiscono all'interno, in solitudine all'interno del mercato globale, innescando atteggiamenti o comportamenti che sono antagonisti nei confronti degli altri, giovani che sono votati a diventare imprenditori di se stessi, in fondo dei giovani che in qualche modo sono proiettati a costruire il loro futuro al di fuori però di ogni considerazione sociale o politica dei loro problemi. I loro problemi sono soltanto loro, se li gestiscono da soli, in assoluta solitudine. Quando si è soli si è anche più indifesi, peraltro, se vogliamo. Senti... Infatti oggi i giovani non si sentono più portatori di diritti civili, politici, economici, sociali. Si pensano al di fuori, è vero, della logica dei diritti. È un'opinione la tua che deriva proprio dall'inside. Tu sei un insegnante. In questo senso, qual è la tua... sei una candidata? Qual è il tipo di know-how, di esperienza individuale che pensi di poter portare sul tema a noi che siamo cittadini? Certo, assolutamente la difesa della scuola pubblica, che è scuola di tutti e per tutti e per ognuno, e in secondo luogo la difesa di una concezione di cultura e di conoscenza intesa come esercizio del pensiero critico, perché soltanto in questa maniera gli individui sapranno formarsi sulla base di norme, di progetti liberamente scelti, e soltanto in questa maniera, con l'esercizio del pensiero critico, saranno capaci di costituire una forza di opposizione alla realtà. La realtà non sarà più quella data, quella imposta dagli altri, quella che gli altri hanno preparato per noi, ma sarà
sapranno in qualche modo trasformare il dato di fatto in problema e in atteggiamento critico.